Il Gran Galà dell'Olio per l'edizione 2019, organizzato dall'Associazione di Assaggiatori Olea, è tornato a Fano. Dopo tanti tentativi, l'organizzazione, tra le più qualificate a livello mondiale per il suo importantissimo lavoro di formazione di assaggiatori professionali e nella promozione della cultura dell'olio extravergine di qualità a favore dei produttori, dei consumatori, per farne conoscere le caratteristiche organolettiche e le proprietà salutistiche. Nella splendida cornice della Pinacoteca San Domenico, nel cuore di Fano, sabato c'è stata la prima giornata delle due in programma, aperta subito con un convegno dal titolo emblematico «C'è olio e extravergine, qualità, valore e prezzo». Un momento di confronto su una questione fondamentale, il mercato dell'olio extravergine di qualità, con relatori di primissimo piano che hanno sviscerato l'argomentazione dalla loro visuale. Ad aprire il Gran Galà dell'Olio, sabato mattina, con i saluti ufficiali dell'organizzazione, un emozionato Giorgio Sorcinelli. I partecipanti che verranno al convegno, sono presenti oggi al convegno, proprio possono toccare con mano qual è la realtà. Con gli esperti che sono esperti di livello nazionale, noi gli abbiamo detto vogliamo fare questo convegno, ma vogliamo affrontare il problema, che è quello della tasca del consumatore. Poi i nostri relatori cercheranno il più possibile di illustrarcelo al meglio. Siamo contenti di essere qui, speriamo di poter continuare gli anni prossimi. Nel pomeriggio poi le premiazioni del concorso L'Oro d'Italia e L'Oro del Mediterraneo, a cui hanno partecipato 270 produttori e frantoiani da tutto lo stivale e 90 invece provenienti dai paesi del bacino del Mediterraneo e che tutti quanti, nonostante l'anno horribilis per la produzione, sono riusciti a mantenere altissima la qualità del prodotto finito. Questa volta abbiamo avuto la soddisfazione di avere un veramente grande numero di produttori intervenuti alla cerimonia di premiazione da tutte le regioni d'Italia e qualcuno anche appunto da stati esteri. Chi vuole approcciarsi a questa professione anche, come si può fare? In questa zona è facilissimo perché abbiamo fatto poco fa un corso per l'idoneità fisiologica, quindi il preludio per diventare assaggiatori professionisti. Alla fine di maggio, dal 21 al 25 maggio, noi faremo un altro corso per l'idoneità fisiologica presso l'Istituto Cecchi di Fano, che è la nostra sede legale. Per cui chiunque di questa zona voglia approfittarne ha un'occasione d'oro davanti.